Melanie, ben trovata. Ciao, buonasera. Ciao cara, ciao, ti ritroviamo. Sì, ciao, come stai? Tutti. Tutto bene? Lasciatemi salutare. Ciao Diego, ciao, ciao Nicolò, ciao Francesca. Bella. Ciao, tu bella. Che sei, devo dire, abituata, no? A tante trasmissioni. Troppo, veramente. E per un periodo ero talmente, soprattutto nelle estati in cui siamo sempre fuori, io sviluppavo la sindrome antiristorante. E diventavo addirittura, avevo questo virus che ero antipatica con i camerieri. No. Perché alla fine, beh, ma è certo. Veramente. No, me, allora meglio stare a casa, insomma, no, in quel caso. Giustamente. No, perché alla fine veramente ti veniva questo afflato di nervosismo perché sembrava di essere in un mondo finto, no? Invece no, questi camerieri ovviamente gentilissimi, carini, perché poi erano ristoranti molto, vabbè, chiaro. Ma tu segui, no, questo tre diligo la casa, e mio marito ha sempre fatto una fatica bestiale a trascinarmi doverosamente al ristorante, perché perché dovevo comunque uscire con lui, altrimenti se non usciva con me magari usciva con qualcun altro. Aspetta, perché tu sai che noi siamo intercontinentali anche dove abitiamo. Io comunque cucino molto bene, abbiamo però il cuoco, è vero, il cuoco, però il cuoco cucina per mio marito e mio figlio, e invece io cucino per me e mia figlia. E non è una cosa, ma non è una cosa razzista, maschi contro femmine, no. È il fatto che mia figlia predilige la cucina italiana, i tuoi sapori, che io so fare, naturale. Mentre appunto laggiù c'è una cucina più libanese, cioè, speziata, è speziata. Bello, i pollo briani, per esempio, no? Che io non lo so fare molto bene, là invece impazzimento. Diego è bravo a farlo. Sì, lo faccio spesso. Però, tu fai spesso colazione, sì. Comunque, ragazzi, senti, quando il tuo chef non vuole più sapere, mandalo a noi, che noi abbiamo sempre bisogno. Speziato, amaro, quello che vuoi. Quello che posso cucinare io una volta. Bello, quando vuoi, una volta ti vediamo qua. Ma magari. Ciao, magari. Mel, grazie. Buona serata, ciao.